Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di What For Games. Io sono Carlo e oggi siamo qua su Battlefield 4 perché voglio iniziare una nuovissima serie che non so quando concluderemo perché bisogna vedere tutto dalla mia skills che è veramente molto bassa a livelli di nabbagine estrema, dove tenteremo di sbloccare l'SR338 se non sbaglio, che è un fucile da cecchino che è uscito con l'espansione Naval Strike. Che mi piacerebbe provarlo, e se non sbaglio, guardando dai video su YouTube, dovrebbe essere un fucile semiautomatico. E sono veramente curioso di provarlo. Per sbloccarlo, bisogna fare 5 uccisioni col C4 e 3 nastri fucili di precisione, ovvero fare 7 kill col cecchino in una partita, che non è facile, ragazzi. Io di questi nastri ne ho già fatti 2 per i cavoli miei. E oggi, e nei prossimi video, perché non ho veramente idea di quanti video ci saranno, proveremo a sbloccare questo cecchino facendo tutte queste kill di C4. Infatti, partiamo subito. Intanto mi sono appena equipaggiato il C4 perché non sapevo neanche di avercelo, sinceramente. Quindi proviamo ad andare in mezzo al campo di battaglia e vedere di trovare qualche nemico, magari di spalle. Me la devo studiare abbastanza bene perché, sinceramente, non so bene come provare a fare le kill. Perché col C4 credo che sia una cosa veramente impensabile. Cioè, non so cosa ci verrà fuori da questo video, ragazzi. O ci viene una cosa tipo epic, mega, big video, oppure ci viene una cazzata pazzesca perché non riuscirò a fare anche delle kill, quindi cosa molto buona e giusta. Ok, proviamo ad andare a vedere su C. Intanto sta laggando come veramente un cane. Dovrebbe essere C. Andiamo su C, ok, che dovrebbe, stanno conquistando. No, ok, l'ha già conquistata, quindi è nostra. Non ci dovrebbero essere nemici in zona. Peccato. Andiamo dove c'è un po' più di mischia però, perché sennò è un casino qua a fare delle kill. Andiamo tipo verso B. Verso B. Forse ho visto uno sulla mappa. Sì, ci dovrebbe essere uno qui, attenzione. Attenzione che se lo becco giuro che gli faccio esplodere la testa, gli piazzo un C4 in faccia. Non so, ma se tipo io lo piazzassi qua. No, 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 qua no. Lo piazzo tipo lungo la strada qua, ok. E poi andiamo qui dentro alla porta, ne piazzo uno dentro alla porta così magari le faccio esplodere a random, magari una botta di culo. Ragazzi, mi capita, ne faccio implodere uno. Ah no, è mio. Ce n'è uno, quello è nemico. No, 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 lasciamolo, no, lasciamolo, giuro, giuro che se lo uccidi ti stupro, no, è mio, ecco, sì, ragazzi, ne ho fatto fuori uno col C4 è appena esploso. L'avevo detto alla COD, ragazzi. Abbiamo fatto un lancio del C4 alla COD. Attenzione! Dai, fammi spawnare che mi sto divertendo. Mi è piaciuta questa kill. Facciamone un'altra subito, alla svelta. Vai, andiamo verso E. Vai, attenzione che là stanno conquistando. Però, no, stanno conquistando i nemici. Attenzione. Oh, mio Dio, quanti ce ne sono là! Vai, 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 sparaci in faccia! No, cazzo. Non ce l'ho fatta, ragazzi. C'ero quasi riuscito. Se riuscivo a innescarlo, quello lì implodeva. Giuro che se lo innescavo, implodeva quello lì. Che cacchio fa questo? Stai camperando, eh? Mi hanno detto che stai camperando. Ah, ok. Hai preso paura perché hai visto me e sei sceso dalla nave. Giusto così. Comunque, no, non stavi camperando, amico. Vai tranquillo, che giuro che non stavi camperando. No, no, tranquillo, amico. Ok, proviamo ad andare. Non lo so. Proviamo a camperarci, vediamo se c'è qualche testa. Perché dobbiamo fare anche le kill col cecchino. Ricordiamocelo che le kill col cecchino, secondo me, saranno le cose più dure da fare. Perché 7 in una partita in mappe Naval Strike non è semplice. Perché sono veramente troppo aperte. Cioè, o si fanno le kill da 1500 km e beccare un altro camper camperato. L'ho hittato, attenzione. Dai, che lo uccido! Dai, che lo uccido! No, cazzo. Oh, mi dirò, mi spara, no, mi spara, no, via, fuggatela, fuggatela. Ok, forse, no, ok. Mi è andata molto bene. Ho il 75% di vita. Quello come minimo muore. E quello è svampato. Uno è svampato. Su 7 però. Dobbiamo ricordarci. Perché il problema è che sono 7 in un turno. Tutte nella stessa partita è veramente un casino, ragazzi, farle. Ok, proviamo ad andare a conquistarli lì. C'è un nemico, c'è un nemico. Ah, c'è un carro, vai. No, no, no. Io ero già lì. Nell'intento di fare svampare il carro e farlo implodere e fare fuori tutti gli amici che c'erano intorno. Non è facile, ragazzi, farle kill col C4. Ne abbiamo fatta solo una per ora e sarà veramente difficile. Credo che questa serie durerà decenni e anni e forse non la finiremo mai più. Perché è veramente impensabile fare delle kill col C4. Quindi, ma se tipo io trovassi una nave, una barca.
Oh mio Dio. Qui esplode il mondo intanto. Se tipo beccassi una nave nemica e poi la faccio esplodere proprio pesantemente con tutto il C4 cogli ne caccio sopra 32 e poi la innesco esplode, cioè non ci rimane più neanche le briciole dal tanto di C4 che ci metto. No, però mi stanno sparando, ci stanno sparando mica, quindi io scendo, che è meglio così. Attenzione, mi sento molto in mezzo al fuoco nemico. Facciamo anche se la fuochiamo da qua perché mi sento che sto per morire. Andiamo a conquistare qualche obiettivo. Andiamo verso gli obiettivi così c'è della gente perché sennò è un casino. Se no sto video dura secoli. Che cacchio è che mi spara? Non è nessuno, ok, è andata bene. Mi stavano arrivando colpi a random, chissà da dove. Ok, conquistiamo qui che stanno prendendoci dei nemici qua, me lo sento. Nella mappa non indica nessuno, però mi sembra che qua qualcuno c'è. Attenzione. C4 in mano. No, non mi ucciderete. No, giuro che non mi uccidiate. Non mi uccidiate. Sì, uccidiate. Intanto granata random. Ho l'incendiare, perché ho l'incendiare? Sì! No, perché cacchio ha fatto quello? È spawnato dal nulla! Era una tripla quella, ragazzi! Non ho fatto in tempo a innescarlo! No, ce l'avevo quasi fatta, era una tripla random perché era spawnato anche uno! Non ci credo, che culo, ragazzi! Quella era una tripla facilissima! Ok, vabbè, ragazzi, ripartiamo con Vini perché qua veramente, se no, non ce la possiamo fare a fare questo video, eh. Quello è morto. Che cacchio l'ha ucciso? Oh mio Dio, perché quello è morto? Dimmi come. Oh mio Dio! Sì! E ho due, ragazzi! E due! È già 2 volte che mi suicido col C4, però è già 2 volte che faccio 2 kill. Va bene, ok. Mi sto veramente gasando e non va bene. Mi sta iniziando a piacere questa serie. Mi sto divertendo sulla barca, ok. Oh mio Dio, arrivano. E quello? Ok, quello è esploso come minimo. Non è rimasto niente di lui perché è proprio esploso. Ci sono due camper là, ci sono due camper. Falli fuori, tutti e due, tutti e due. No, eh. Però se tutti giri con la barca. No, non volevo uscire. No, ok. Vediamo dove sta andando questo con la barca. Questo qui intanto sta andando in giro a random, fuori dalla mappa. Dove vai? Sono nostri questi obiettivi. No, no. Sono nostri, vai verso i loro. Perché vai? Perché va verso i nostri obiettivi? Spiegami perché devi andare verso i nostri obiettivi. Se, no, seriamente sta andando fuori dalla mappa. Dove cacchio vai? Sto per scendere, ragazzi. Giuro che sto. Cioè, sto andando fuori dalla mappa questo. No, 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 no. Tanto faccio. Tira giù l'aereo che è meglio. Almeno utilizziamo questi minuti. Dato che questo sta andando fuori dalla mappa, almeno utilizziamoli per qualcosa. Ok, scendo, basta. Sono stanco. Sto qui, si va per i cavoli suoi. Quindi è meglio. Proviamo a fare la kill dai 1500 km. L'elicottero. Oh, è che l'ho tirato giù, però. Col mio cecchino. Sì, contaci. Che l'ho tirato giù io. Sarebbe epico, però, ragazzi, tirare giù un elicottero con un fucile da cecchino. Una volta mi è capitato di aver tirato giù un pilota in Battlefield 3, se non mi ricordo male. Sparato al pilota, boom, headshot, è caduto l'elicottero. È stato epico, ragazzi. È il momento, credo, in Battlefield che sia stato il momento più epico della mia vita. Dopo mi sono sentito pro in una maniera paurosa. E qui. Ah no, è dietro all'isola. Ok, proviamo ad andare in mezzo agli obiettivi. Cioè, questo qui mi ha lasciato dall'altra parte della mappa, ragazzi. Adesso mi devo fare chilometri a piedi. Per riuscire ad andare a trovare degli nemici. Guardiamo la mappa, non si sa mai che ci sia qualcuno nella foresta in mezzo camperato, ci sia qualche uomo pianta, però non credo, perché non vedo nessun tipo di uomo pianta nella mappa, quindi andiamo bene così. Qui ci stanno conquistando. F. No, è nostro, no, ok, è nostro, non ci dovrebbe essere nessuno, spero. Attenzione, però C4 in mano perché è meglio così. Attenzione, ci sta sparando il mondo. C'è una nave. Faccio secca la nave, giuro che esplodi te. Se non mi vede, esplode. Oh mio Dio, mi ha visto, no, non mi uccide. Sono un po', sono giù sott'acqua. No, come ha fatto a uccidermi? Ero sott'acqua. Ah, forse mi aveva spottato, ragazzi. Se sei spottato sott'acqua, ti possono vedere? Non lo so. Però a quanto pare. Ero sott'acqua, ma ha visto, ma ha moruto, ma ha fatto esplodere. C'è che cambia squadra perché qua è due, non ci sono punti di spawn. E
È veramente triste come cosa, eh. Vai. Back camper, cecchino, non c'è nessuno, no? Oh, ragazzi, è veramente dura fare le kill con C4. Sto cercando più di soffermarmi su quelle perché ho già visto che qua con un video non ci riusciremo mai a completare questa assegnazione. E poi magari le kill col cecchino proviamo a farle con il prossimo video. Però anche le kill col C4, intanto mi spawnano un nemico di fianco. Anche le kill col C4, ragazzi, è come ha fatto a non morire che io ho centrato il naso. Ti giuro che ti ho preso il naso a te con l'8% di vita. Il naso io ho preso. Vabbè, i bug di Battlefield. Allora, dobbiamo fare almeno un'altra kill col C4 perché sennò siamo veramente fottuti, ragazzi. Intanto siamo spawnati sul carro. Quello cosa penso di fare? Giuro che vengo lì e ti tiro un C4 in faccia, eh. Vuoi vedere che ti tiro un C4 in faccia? Giuro che ti tiro un C4 in faccia. Dove sei? Dove sei? No, è morto, raga. È morto. Perché me li fate fuori? Sbam! Non è morto. No, me l'ha ucciso il carro prima anche quello. Ma che palle. Ma perché, raga, mi fottete tutte le kill? Attenzione, ce n'è uno qui. Ce n'è uno qui. Ce n'è uno qui. Anche questo è morto. Ma che palle. Me li fottono tutti. Giù, cioè, guarda questo. Guarda. Adesso ti faccio, giuro che ti faccio esplodere la testa. Mi fa incazzare. Sbam! Mi dovevo sfogare in qualche maniera, ragazzi. Ok, mi sa che non ce la facciamo in questo video, quindi credo che, dato che siamo quasi a 12 minuti di video, possiamo concluderla qua. Quindi, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso, mi raccomando, seguite il prossimo episodio che uscirà veramente a breve, anche perché è finita anche la partita. Quindi, mi raccomando, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Commentatemi questo video scrivendomi qualche anche della serie o assegnazione da compiere. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Con questo io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video, che sarà molto presto. Continueremo questa serie. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!